Siamo con Caruso, l'ex. Oggi è una buona partita per te, insomma, ci tenevi a far bella figura contro i tuoi ex compagni. No, no, sicuramente giocare contro Varese non è una partita come le altre, no? C'è sempre emozione, poi venivamo da un momento non buono sia di squadra che mio personale per problemi miei familiari, quindi sicuramente c'era comunque molta voglia di fare da parte mia e della squadra e abbiamo cercato solo di mettere tanta energia, a prescindere dai tiri che possono entrare e uscire, cercavamo solo di essere molto energetici e dare, fare il nostro. Venivate dalla sconfitta contro Napoli in Coppa Italia, che penso che per te ti brucia ancora di più, e poi soprattutto, vabbè, tu non c'eri, però la sconfitta col Villaurbana nessuno si aspettava. Sì, sì, no, sicuramente eravamo in un momento buono, e eravamo arrivati in finale con una grande fiducia e sappiamo tutti com'è andata per vabbè, vari motivi, però... sicuramente la stagione è ancora lunga, c'è ancora un obiettivo che possiamo raggiungere e dobbiamo restare concentrati, andare avanti, trovare il modo di far funzionare le cose, perché siamo comunque tutti professionisti e dobbiamo farlo per i tifosi, per l'organizzazione e per noi stessi, soprattutto per salvare questa stagione. Quanto è difficile per te entrare, magari giocare così poco, magari in Eurolega, in campionato, e quanto ti può essere utile per la tua carriera e per il tuo futuro? No, hai detto bene, sicuramente allora non è facile, però ti aiuta a crescere anche questo, ti aiuta a crescere il fatto di essere sempre sul pezzo, pronto, una stagione lunga quella, come quella di che è qui a Milano con l'Eurolega, il campionato, che ci sono tantissime partite, quindi sicuramente dal punto di vista mentale ti aiuta tanto. Poi non è facile ovviamente essere sempre pronto, però come ho detto, siamo professionisti, dobbiamo cercare di fare la nostra parte, io cercherò di essere sempre pronto e comunque in allenamento, allenandomi con gente come Nick Melli, Voigtman, Mirotic, Kyle e tutti, diciamo che è difficile non imparare qualcosina ogni volta, anche a prescindere da giocare un po' di più o di meno la domenica. Ci puoi dire due parole su Ettore Messina e sull'allenatore che hai avuto l'anno scorso a Varese? Che cosa ti ha dato e cosa ti sta dando? Sì, sicuramente sono due allenatori molto diversi. Mi sono trovato molto bene con Matt l'anno scorso, ma mi trovo bene anche quest'anno con il coach Ettore, perché comunque riesco a imparare da entrambi. E riesco, cioè qua poi deve esserci anche la bravura del giocatore a capire i momenti in cui anche imparare qualcosa dall'allenatore. E ovviamente il coach Messina è un po' più tosto, ovviamente, però non vuol dire che non faccia bene alla crescita personale di un giocatore. Io mi sto trovando bene qui, è una stagione difficile, però i momenti difficili poi, come ti ho detto anche prima, mi aiuteranno a crescere, quindi sono contento sia per l'anno scorso che per quest'anno. C'è il rischio che tu possa perdere la nazionale giocando così poco? Ah, sicuramente giocare aiuta per il farsi notare dal coach Pozzecco, però il coach ci conosce bene le nostre qualità, io vedi quando posso cerco di far vedere che ci sono ancora e che sto lavorando per non perdere questo posto, per non perdere questa opportunità che il coach Pozzecco mi sta dando. Vuoi mandare un saluto anche ai tifosi di Varese? Certo, un gran saluto ai tifosi di Varese, rimarrete per sempre una parte importante della mia carriera e chissà, magari un giorno ci riconcilieremo in futuro, sperando, vedremo. Grazie e in bocca al lupo per perseguire il campionato e anche l'Eurolega, perché non siamo ancora fuori. Certo, grazie, ci crederemo fino all'ultimo. Grazie.